chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Tra pochissimo in diretta con noi il mitico Andrea Lo Cicero, il barone. Parliamo un po' di rugby, visto che ci avete tirato le orecchie dicendo va bene il golf, va bene la pallavolo, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di rugby, va bene. Tanto stasera poi vi ricorderemo un appuntamento che importante, che chi già lo segue sa bene. Prima però concludiamo l'ampia pagina, come direbbero quelli bravi, dedicata alla chirurgia. Siamo partiti dall'ombelico, che in realtà è un adesivo che aiuta a far sembrare il baricentro un po' più alto, e quindi ti slancia, diciamo così. 342 00 00 700, altri trucchetti, altri segreti, sentite. Buongiorno Trio, questa la so. La scarpa color carne per le donne, una bella décolleté color carne, ti slancia. Ciao Roberta D'Auleggio. È vero? Perché? Sì, già il décolleté ti slancia. Ma perché il color carne in particolare? Perché il color carne in realtà è come se fosse un prolungamento della gamba, quindi non la spezza. Conferma da Milano Jennifer. Sai, perché l'inganna l'occhio. E quindi voi ci ingannate. Noi sì, ma sempre, in tantissime cose voi non lo sapete. A parte i feticisti dei piedi, ma chi vi guarda le scarpe? Ma adesso non voglio fare quello l'uomo classico, diciamo. Per quello, infatti. Rude e rozzo. Proprio perché non ci guardate così bene, non ci fate caso. Non ci date tempo di arrivare. Lavorano sul nostro inconscio, capito? Perché mentre noi pensiamo a Boni, dove ha giocato, ci arrivano questi impulsi. Perché l'altra domanda che vi fate, che scarpini usava? Esatto. Ma quanto erano belli? Da 6, da 8. Basta sti cazzo di scarpini con questi colori di neri o bianchi con le strisce nere. Basta. E questo pallone con tutti questi colori e forme. Quello normale. Gli esagoni neri e bianchi. Se si perde, la partita finisce. Quando potevi vedere solo il secondo tempo della partita. E quando l'arbitro era vestito di nero. Bravo. Adesso c'ha tutti quei colori sgargianti. Da fastidio, ma che sei? Un uniposca? Che cazzo? Che vecchio. Come invecchiamo male? Ma sentiamo altri messaggi. Tutto ciò, vestiti, maglie che hanno le righe orizzontali ingrassano, mentre le righe verticali snelliscono. Quindi è sempre preferibile indossare maglie a righe verticali o vestiti gessati. E il problema è che poi esci e la gente ti dice ce l'ha una 42 e mezzo, no guardi non sono di Footlocker. No. Il problema è solo quello. Ultimo messaggio audio. Ragazzi, io sono arrivato al lavoro, devo staccare, ma se arrivano consigli per moltiplicare i capelli. Me lo dite, quello non c'è. Amico mio. Staminali, ma ancora non ci siamo arrivati. Amico mio, pianti, riporto. Amico mio, lì ti attacchi ricamini. Pianti. No, in realtà sono le polverine che fanno un po' di densità. Oppure quelle fasce che si usano per sciare, che hanno i capelli finti in testa. La coppola, metti una bella coppola, vai, prego, vai. Selen fa notare: se l'ombelico titolare è quello che è vero, l'altro è l'ombelico emerito. Bello, l'ombelico. E qui è un misto tra beauty routine e trucchi. Allora, la mia beauty routine è andare a CrossFit e poi mi sfondo di cibo nel resto della giornata. È un ciclo continuo. Rimani bello. Io ho 27 anni, fino a qualche anno fa, siccome sono sempre stato il più basso, mi mettevo dei giubbotti o felpe con le maniche più corte. Così sembravo cresciuto, ma non era vero, sembrava un cretino. Tenendo le mani dentro, però, perché sennò si vede, quindi devi stare un po' rattrappito. Quando Danny DeVito faceva pinguino in Batman. Bravo. Il mio segreto per allungarmi e farmi il ciuffo più alto del capo. No, non funziona. Io le uso tutte, pantalone a zampa, vita alta, tacco, schiena dritta, alla fine divento 1,80, ma sono 1,65. Ammazza, okay, 15 centimetri, tiratissimo. Mio cugino Antonio, che si radeva col coltello del pane, era uno che non badava. Un giorno si è fatto convincere dalla sorella a fare impacchi per rendere il viso più luminoso. Alla fine sembrava Max Cipollino sotto cortisone. Piegatura. In un periodo piuttosto cupo della mia vita, io ho usato la spazzola rotante per lucidare le scarpe per lavarmi le ascelle. E diventi bellissimo. Tutti dei punti di nero, tutto bello lucido, diventi stupendo. Vabbè, basta, non ne parleremo mai più per sempre, basta.